Bentornato nel mio canale YouTube. Oggi è il primo giorno del nuovo mese, vi auguro un mese molto significativo e meraviglioso. Pensate sempre positivamente per divertimento e fortuna. La fortuna sarà per tutti. Oggi è sabato 1 maggio 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Scorpione, luna mobile e dinamica. Ma il sole no, luna dinamica quest'oggi, tant'è che nel pomeriggio cambia segno, favorendo non solo gli affari e i guadagni, ma anche gli spostamenti, tanto più che nel gioco coinvolge il vostro astro guida Plutone e il suo vice Marte. Se vi sentite fortunato, perciò, ne avete ottime ragioni, in barba all'opposizione del sole che la vede in tutt'altro modo, molto drastico, a quanto racconta Urano che lo accompagna e che potrebbe farvi bisticciare con la vostra dolce metà, che vi incita a sbrigarvi per partire subito alla volta del lago o del mare, mentre voi prima vorreste concludere i vostri impegni, terminando le vostre faccende senza fretta. Anche sulla tanto invocata e decantata libertà covate qualche dubbio, tutti vi sembrano fuori di testa, in auto creano ingorghi, in giro creano assembramenti. Atteggiamento acefalo che voi, perspicaci detective della storia e dell'animo umano, trovate deprecabile, perché anarcoide non significa anarchico, Bakunin, Tolstoi, Baden, vedendo le loro teorie così stravolte si accartoccerebbero. Per non parlare di Darwin, che intravide la discendenza dell'uomo dalla scimmia. Scimmia sì ma non scimmione. Va così che in giro polemizzate con tutti, anche a vostro rischio e pericolo, con i pestaggi all'ordine del giorno. Ma voi, duri e puri, non cedete quel che avete da dire, lo dite lo stesso. Dolore e angoscia si potrebbero impadronire di voi e darvi problemi e noie conseguenti. Periodo tormentato da dubbi, incertezze, in amore tutto sembra compromettersi sotto la forza di litigi e rotture frequenti. Un periodo in cui non bisogna distrarsi assolutamente per non incorrere in errori che potrebbero rivelarsi fatali. Un amore lontano non ti fa chiudere occhio, cerca di accorciare le distanze e di farlo tuo. Amore litigarello in questo periodo. Oggi poi vi sentirete abbastanza sconsolati e inconcludenti. Colpa di Venere, d'accordo, ma anche un po' vostra che prendete tutto troppo sul serio e, spesso, risultate pesanti e complicati. Nel lavoro farai scelte giudiziose. In amore, attenzione a non idealizzare. Piccoli ostacoli da superare in mattinata. Serata romantica speciale. Nuove occasioni per ripristinare i contatti con persone che contano molto e potrebbero fare tantissimo per voi. Cercate di non farvele sfuggire. Buona la giornata per lavoro e affari, i pochi ostacoli li supererete brillantemente e con abilità. Predisponetevi a incentivare qualcuno che potrebbe darvi dei vantaggi in seguito. Non essere pigro, oggi. Attivati. Cerca di portare a termine ciò che inizi. Discreto l'amore e il denaro per i nati di giovedì. Possibili nuove conoscenze. Una dichiarazione d'amore per i nati di lunedì. Notevoli possibilità di concludere buoni affari o di esiti positivi di richieste di prestiti o mutui. Giove e Urano influenzano positivamente i contatti con banche o finanziarie. Meglio una ramanzina oggi che una litigata domani. Dovrebbe essere normale per voi fare le cose giuste. Ma trovandovi in difetto provate a chiedere scusa per primi. Oggi accettate tutti gli inviti che vi faranno, conoscerete anche nuove persone. Attenti però agli adulatori, ce ne sono troppi. Il vostro indice di gradimento in amore sarà forse in lieve ribasso, ma non dovete per questo preoccuparvi. Sarete anche stanchi di ascoltare le lamentele altrui, ma riuscite sempre a portare un po' di leggerezza nella vostra compagnia. Le figure autoritarie che vi circondano, datori di lavoro, professori e colleghi, potrebbero infastidirvi con le loro pretese. Se faceste una piccola ricerca, vi accorgerete che la vostra visione diverrà più limpida. Inizio aprile in cui si gode di un'ottima posizione su Marte, nel segno amico del Cancro, a portarvi un grandissimo aiuto concreto in molti momenti della giornata. In particolare il pianeta accende i suoi riflettori su salute, famiglia, figli e questioni economico,
patrimoniali, con l'energia che vi caratterizza, unita a una spiccata lungimiranza, riuscite a riportare il sereno e a risolvere ogni piccolo inciampo o disequilibrio che aveva intralciato in precedenza il buon andamento quotidiano o che vi aveva creato recenti preoccupazioni. Il vostro stato fisico attuale è caratterizzato da una forma robusta e dalla ottima resistenza alle malattie di stagione. Tra poco bisognerà rivedere qualche scelta. Maggio sarà pieno di sorprese. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che voi abbiate delle discussioni quasi con tutti. Non vi stancate inutilmente perdendo tempo con polemiche inutili. Meglio giocarsi bene le proprie chances. Cari scorpioncini, oggi dovrete rivedere qualche scelta fatta in passato, anche perché il mese di maggio sarà pieno di sorprese. Sul lavoro non c'è niente che vi va bene. Forse dovete solo rilassarvi un po'. Abbiate la costanza di mettere in atto delle migliorie alla vostra quotidianità, perché questo è il momento giusto per farlo. Avete sempre rimandato, ma è tempo di fermarsi su queste cose, anche se vi sembra strano. Ne guadagnerete di certo in umore, oltre ad impiegare il vostro tempo in qualcosa che non sia solo il lavoro ed il dovere. Chi vi è vicino vi darà un sicuro supporto e sarà fondamentale per ritrovare la serenità. Luna spendacciona soprattutto in mattinata quando transita nel segno generoso Sagittario, famoso per le sue mani boccate. Giustificati in parte se spendete in giochi didattici o libri per i vostri figli, oppure per qualche svago culturale finalmente concesso anche a voi, un teatro, una mostra. Che bellezza, afferma Nettuno acquatico in barba alla quadratura lunare che lo affligge. Di ostacoli almeno in cielo se ne intravedono anche altri, per esempio il trio Sole, Urano e Mercurio all'opposizione. Così fastidioso come avreste supposto però. Vero, il partner è imprevedibile, ma voi sapete come camomillarlo, aiutati anche dalla bianca signora che nel pomeriggio cambia di segno, trascinando nel gioco anche il vostro astro guida Plutone e il vice Marte, entrambi favorevolissimi. Amore ed Eros, romantici, magari non sarete poeti del sentimento, ma in cuor vostro covate pensieri bellissimi e pieni di struggente dolcezza. Se poi non li esprimete a parole, pazienza, il partner a pelle capirà, e se così non fosse potreste dubitare di aver scelto la persona giusta. Quando la coppia funziona davvero ci si intende senza grandi discorsi e non sussistono malintesi e paure. Stop alla gelosia da parte di entrambi, un sospetto che non ha nulla a che vedere con l'amore. Più disponibili in famiglia, teneri e comprensivi con i figli. Sui principi fondamentali però non transigete, siete voi ad educarli e pretendete rispetto. Cercate un partner che sia per voi un punto fermo e che non vi prenda in giro. Pretendete di essere rispettati da parte di chi vi sta intorno e non accettate tradimenti. Plutone nel Capricorno e Nettuno nel segno fidato alleato dei Pesci stimolano la forte attrattiva erotica scorpionica. Se siete single, proponetevi senza timore a chi vi interessa e troverete sicure conferme. Non vi attaccate, però, subito a chi avete conosciuto da poco e sappiate dare tempo al tempo. Se siete in coppia vi godete una discreta serata di tè con accento circonflesso te a tè con accento circonflesso tè con la persona amata. Lavoro e denaro, nulla da ridire sull'attività in proprio e sul commercio, in netta ripresa nonostante i clienti siano ancora diffidenti e arrivino alla spicciolata. Passi avanti anche per i creativi oggi beneficiati in mattinata, ma più liberi e disinvolti nel pomeriggio quando finalmente arriva l'ispirazione che mancava. Nervosi invece all'uscita dal lavoro quando, maledicendo la balzana idea, vi trovate già incolonnati in tangenziale. Certo non è originale festeggiare il primo maggio fuori città, soprattutto ora che le restrizioni sono cadute e vi potete spostare senza autocertificazione. Non ci avevate pensato? Acquisti e spese generose, molto più di quanto vi potreste permettere, almeno per ora. Lo staff che vi circonda può fare la differenza. Certo le vostre idee sono monumentali, ma se non avete una squadra affiatata pronta in tutto e per tutto a realizzarle potrete concretizzare poco. Giove, forza planetaria che si riferisce al denaro, è per voi dissonante e vi stimola a voler arricchire con investimenti il vostro patrimonio attuale. Gli astri vi richiedono, però, un'estrema prudenza in tutte le manovre economiche, anche nelle spese più semplici. Benessere, l'appetito robusto vi fa mangiare come alligatori. Lo stomaco recepisce benissimo,
ma il metabolismo ve la fa pagare allontanando sempre di più l'ago della bilancia dal peso forma. Magari mangiate per nervosismo e la tensione degli ultimi mesi, tenuta mirabilmente sotto controllo, ora comincia a farsi sentire, rendendovi vulnerabili. Prudenza alla guida, soprattutto su lunghe distanze, voi sarete anche assi del volante, ma quelli che avete la ventura di incontrare non è detto che lo siano altrettanto. Finalmente vi sentite più tranquilli, malgrado abbiate una vita frenetica e ritmi concitati, ma vi va bene così, avete energia da vendere. Al contempo state vivendo un periodo di serenità interiore. Per lei, che forza di carattere, quanto coraggio, determinazione. Donne da ammirare. E quanto è sciocco il vostro lui che ha per le mani un tesoro e non lo sa. Per lui, quando si tratta di sostenere i vostri ideali o quantomeno la logica del buon senso, non avete peli sulla lingua. La discussione potrebbe continuare a oltranza fino a domattina. Lasciatela riposare la vostra dialettica. Domani sarà festa del lavoro anche per lei. Colore delle emozioni, borgogna. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 7. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.